Ciao a tutti ragazzi e bentornati a Fiabe Trallalla! La storia che sto per raccontarvi oggi risale orientativamente verso il 1999-2000, quindi quando avevo 5-6 anni. Ed il motivo per cui conosco la datazione di questo racconto ve lo spiegherò a breve. Oggi per il secondo episodio partiamo col botto, ossia con una fanfiction. Una storia d'azione ricca di colpi di scena tratta da una saga che ha fatto la storia del cinema. Stiamo parlando di... Men in Black, le avventure. Guardate, un quadernone interno delle avventure dei Men in Black. Non so voi, ma se fosse capitato questo piccolo gioiello tra le mani di Steven Spielberg o Netflix, io adesso non starei qui a fare video di merda, ma comunque andiamo avanti. Vi faccio notare lo splendore della copertina del libro, cioè parliamone, disegnata da me a 5-6 anni. Possiamo notare a sinistra l'agente J, bianco, che tiene in mano una grossa pigna. A destra l'agente K che ha in mano una pistola futuristica con il laser rosso e le luci che fuoriescono, è una pistola. In basso un piccolo alieno appoggiato a un piccolo caminetto. Ora questi inserti incollati, cioè la pigna, il caminetto e altri che vedrete in altri disegni, provengono da un libretto che mi era stato dato al Sequoia Lodge a Disneyland, quindi nel 1999. Ed era un libretto che davano i bambini al ristorante per tenerli buoni durante la cena, quindi c'erano labirinti, cruciverba, rompicapi, queste cose qua. E soprattutto c'erano tanti disegni da colorare con i pastelli Crayola che davano in omaggio. Ora, il problema di questi pastelli era che erano di colori primari, cioè giallo, blu e rosso. E i disegni da colorare, tutti a tema con il locale, non prevedevano l'utilizzo di questi colori primari. Voi mettetevi nei panni della mia bambina che si trova a dover colorare uno scoiattolo blu, una castagna gialla, una ghianda rossa. Cioè, ragazzi, o mi mettete altri disegni per cui io posso usare questi colori o mi aggiungete altri colori nella scatola. Comunque, chiudiamo la parentesi e proseguiamo. Mettetevi comodi sul vostro divano o sul vostro letto, prendete una bella coperta, una bevanda calda e tuffatevi insieme a me nella fantasia con il secondo episodio di Fiabe Trallalla, Men in Black, le avventure. Un bel giorno, nella città di New York, i bravi acchiappalieni aspettano una risposta dal loro capo. Era Zeta, non è specificato, ma era Zeta, l'agente Zeta. Nessun alieno, dice il capo. Ma qualcuno si intromette nella discussione. Non è possibile, la nostra città è sempre stata invasa dagli alieni. È New York, ragazzi, che vi aspettate. Notare il disegno, qua abbiamo gli agenti che si stanno lamentando del fatto che non ci siano alieni, una pianta d'arredamento, e sottoterra abbiamo questo alieno che si sta orientando tra delle ghiande sotterranee, sto supponendo. Che scemo il capo! Scusate, ero piccolino, abbiate pazienza. Che scemo il capo! Non si accorge che nei sotterranei c'è un alieno. E va bene, dice Zeta. E va bene, cercate pure l'alieno. Grazie capo! E adesso alla missione! E finisce così. Io vi ho detto all'inizio che era un intero quaderno di avventure, ma se voi guardate questa pagina, dopo adesso alla missione, non c'è niente. Non c'è più niente per pagine e pagine. Io ho preso un quaderno intero, bianco, gli ho dato il titolo Men in Black, le avventure, e poi mi sono rotta il cazzo, letteralmente, e non l'ho più continuato. Ho fatto questa introduzione e poi ho mollato l'intero quaderno lì. Le avventure di Men in Black, che neanche fanno questa avventura perché partono alla missione che non si sa qual è, e poi finisce lì. Fine. Spero che questo racconto vi sia piaciuto, che comunque vi abbia fatto almeno sorridere un po'. Se anche voi nella vostra infanzia avete scritto delle fiabe trallalla, mandatemi un messaggio per raccontarle assieme nel prossimo video. Io vi ringrazio, vi do appuntamento al prossimo episodio e vi auguro la buonanotte!